Welcome. buonasera a tutti buonasera a tutti e... diretta prenatalizia quindi buone feste a tutti allora aspettiamo che arrivi un po qualcuno chiudiamo qua chiudiamo qua ok Molto bene. Spostiamo la chat un secondo, se no non si capisce più niente. Ecco qua, siamo pronti? Buonasera Francesco. Ok. Siamo, siamo a posto. Buonasera Vincenzo. Aggiustiamo un po'. Sto cappello, che se sennò... no, poi mi date lo scostumato. Sto cappuccio. Vediamo un po'. Eccoci qua. <clears throat> Buonasera Mauro. Allora, nessun tema particolare stasera, quindi qualche domandina. Dieci minuti e un quarto stacco, eh? Ve lo dico perché sono chiusissimo, non vedo l'ora di andare a dormire. Buonasera Marco Fazio, è raffreddatissimo, è, è buono. Quindi, ci facciamo sta mezz'oretta insieme. Ci facciamo gli auguri. Studio legale, buonasera e poi non è presto eh. non abbiamo granché di cui parlare in settimana ho pubblicato solo il video del saldatore del TS80P gli altri sto finendo di montarli il primo che uscirà vediamo un po' ma non lo so ho un'etichettatrice un altro sonoff, un po' di roba una dashcam il Dremel là sotto che devo ancora aprirlo. Continua ad arrivare roba da aprire, da aprire, da aprire. Ma avrò le vacanze di Natale per recuperare un po' di arretrato. Allora. Okay. ok, buonasera, Shark Uh quanto rosso! C'è stata una vampata di Rosso. Sì, non ho avuto tempo di montare le lampadine. Che vi avevo detto, che dovevano essere montate in settimana, ma settimana complessa. Di nuovo. Buonasera Fabio e eh, dottore. Dottori non si nasce si diventa, e non è il mio caso, no. Buonasera Gioacchino, oggi vi racconto cosa mi è successo, ho dovuto consegnare l'impianto elettrico di un negozio, quindi una fornitura grossa, c'era un progettista di mezzo, è venuto a fare il sopralluogo per controllare il quadro elettrico, le linee e tutto quanto, Porca miseria, doveva trovare il pelo nell'uovo, mi ha fatto spostare, mi ha fatto aprire il quadro e la derivazione solo per farmi spostare una linea di emergenza, una luce di emergenza che non gli andava bene sotto una linea, ma la voleva sotto un'altra, giusto per rovinarmi la giornata. Ma vabbè, su tutto un impianto, un'emergenza da spostare, niente male. Ho fatto un bel quadro. Io ho fatto un bel quadro, non ha potuto dire niente, tutto perfetto. Ottimo lavoro. Porca miseria, mi sono dimenticato di fare due foto, devo poi farle. Nel tuo campo sei un tecnico o dottore? Tecnico, sì. Dottore no, tecnico. E poi boh, di cosa parliamo? Ma eh, sto iniziando a vedere qualche recensione del Mini R3. Io sto aspettando, eh, ne, ne faccio uscire un po'. Buono Carmelo, fa piacere. Sto aspettando un po' di video del Sono Mini R3, faccio sfogare un po' tutti, poi, poi li faccio io i video. Buonasera Vittorio. Cominciamo a avere sete qua. Sa, raccontatemi qualcosa, ah, sì. Ma bisogna meritarseli perché non ho un dottorato, non sono un dottore. Sono un tecnico, sì, sì, sì. Tecnico, sì. Dai, raccontatemi qualcosa, ciao. Primo, ditemi cosa vi portate sotto l'albero. Se ve portate qualcosa perché i periodi sono quelli che sono, e io nulla volevo comprarmi qualcosa, ma sono in difficoltà. Volevo rinnovare qualche attrezzatura del furgone, ma non è ancora il momento. Sto, sto temporeggiando su un po' di cose. Vediamo, devo acquistare. Plafoniera RGB per camera di mia figlia, cosa mi combini? Oh, ma arrivano tutti adesso. Allora, sai che plafoniera RGB non ne ho mai avuta una sotto mano? No. Plafoniera RGB, sì, ho presente. Ne cerchiamo una su Amazon, la compro e facciamo un video. Vediamo un po' cosa trovo. Ma se io ti do un'altra opzione. Marco, aspetta. Ma se tu ti compri una plafoniera qualsiasi e ci ficchi dentro una bella lampadina Sonoff RGB che ha un sacco di controlli, l'ho già provata e deve uscire il video, devo solo finirlo, ma non sono niente male, così non sei vincolato nella scelta compri la plafoniera che più ti piace a livello di estetica, porta lampada i27, gli fichi una o due di queste magari dipende se è singolo o doppio è... e secondo me caschi bene così gestiamo tutto da WeLink non devi installare app strane c'è un mio amico che ha un termostato che ha un interruttore accendi spegni e poi ha la possibilità di programmare tutto vicino alla caldaia cosa può mettere per domotizzarlo? beh se ha un interruttore accendi spegni sicuramente serve a bypassare il termostato no? quindi dove c'è l'interruttore secondo me la cosa migliore è mettere un mini con appoggiato un relay o un mini modificato contatto pulito ti chiude il contatto come fa l'interruttore in modo da bypassare il termostato ma se disabilita il mini continua a usare il termostato è la soluzione che, che facciamo più spesso la più semplice Buonasera Gennaro, ho seguito i tuoi tutorial sul montaggio, sono fini, provvidenziali, grazie. Grazie a te, mi fa piacere. Ma quando fai le emergenze non fai linee dedicate? Nì. dipende. Allora, qui, eh, siccome era una fornitura trifase da 10 kW, non ho potuto fare tutto io, c'è stato un progettista che ha fatto un progetto di questo negozio, ad esempio, no? e lui ha deciso Siccome c'erano varie linee sotto vari differenziali, tra cui i servizi igienici, all'inizio mi aveva detto che voleva si era pensato di fare un magneto termico perché eh, se arriva un controllo tu devi poter testare tutte le emergenze, quindi devi avere un interruttore che tirandolo giù senza tirare giù il generale, prova le emergenze. Quindi si era pensato di mettere un magneto termico. Dedicato solo alla linea delle emergenze, ma c'erano dei problemi di passaggio e tutto, allora ho messo il, le emergenze sotto il differenziale delle luci, ma non andava bene perché nei servizi igienici dove c'è un differenziale apposta, quell'emergenza l'ha voluta sotto il differenziale dei servizi igienici perché ci sta. Lui mi dice se per caso, perché parliamo di bagni disabili. Se per caso c'è un problema e scatta il differenziale del bagno, eh, non deve rimanere al buio, ma si deve aggiungere, le, si deve accendere già l'emergenza. Che ci sta, però sono quelle modifiche che si perde poi tempo a farle, tutto lì, e comunque dipende, dipende dall'impianto. In questo caso è stato concepito così. Il progettista l'ha fatto così e io mi attengo al progetto, Marco. Figurati. Sì, perfetto, Marco, sì, fidati. Buonasera Calogero. Ciao Renato. Vincenzo, mi sai dire qualcosa sul mio problema con i Sonoff 2R3? Il lampo che mi fanno le lampade ogni tanto la luce spenta. Sì, ti ho risposto 5 minuti fa che mi sono messo al PC e ti chiedevo che lampadine hai. Perché ah, sicuramente c'è un problemino, però magari se sono lampadine a LED tanto tanto sensibili ti volevo dire, prova solo così, tanto per capire a mettere una lampadina a finamento. E vedi se lo fa lo stesso. Se ce l'hai, perché non, non le vendono più in teoria. Mark V, quanti watt dà la RGB? Ma la lampadina? Ma con le lampadine l'interruttore lo devo togliere per dargli sempre tensione e lo uso solo con Google? Esatto, sì. Quando farò il video, quando uscirà il video delle lampadine vi farò vedere come bypassare l'interruttore, perché se no, poi capita che con l'abitudine lo spegni. Lei magari si disalimenta. Poi dopo, magari, se avete una linea che è già un po' precaria a livello di wifi, magari fa fatica a riconnettersi. È, è sempre meglio bypassare interruttori e lasciarle alimentate dirette quando sono lampadine smart. Vincenzo Campagna sono delle led 20 watt quella RGB lì è 20 watt ma chi si ricorda, aspetta è 9 w quindi una sola allora, le lampadine RGB non possono essere potenti come le lampadine a a fascio luminoso normale, diciamo sono per forza un po' meno potenti perché poi hanno tutti i giochi di luce. Quindi, se devi usarla per fare luce, c'è l'altra. Il modello quello non RGB che fa più luce. Se vogliamo una cosa figa da mettere in una cameretta dove magari non è l'unica luce, vanno bene le RGB, ma 9 watt. Figurati io ho una sete quando mangio dopo cena non mi ricordo da quanti watt è quella bianca è sempre 9 watt ma fa più luce poi vi farò vedere ai 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 Tac, tac. Mm, mm, mm. Poi, cos'altro vi dovevo dire? Boh, non lo so. Ogni tanto mi guardo intorno per vedere se mi sto dimenticando qualche novità. Eh, sì, vi faccio vedere una novità fresca, fresca di oggi. Mm. <coughs> Questo qua, se qualcuno ne ha già sentito parlare, eh, ma forse ve l'ho accennato, Vision ha messo in commercio, sta iniziando, ehm, una gamma di antifurti eh, che avrà delle particolarità non indifferenti. E I primi prodotti con cui esce sono dei via radio stile Ajax, tanto per capirci, e sono una bomba vi faccio vedere la centrale questa è la ritirata oggi sono i primi kit che danno in esclusiva agli installatori che hanno aderito al circuito degli installatori tutto tutto un casino comunque vi faccio vedere un po di roba va? delle novità che non hanno visto che pochissima gente in Italia ha visto finora. Questa è la scatola della centrale, vedete, non l'ho neanche ancora aperta. Io, cioè l'ho aperta, ma non, non l'ho ancora provata. Ecco. qua Anteprima mondiale. Questa è la centrale Ic Vision. Voilà. Un bel quadratino molto molto smart. Cosa c'è in dotazione, un po' di roba? Danno già un po' di tag eh, marchiati equision, ma qui non è che c'è molto da vedere. Da vedere cosa c'è. Allora, bravo Marco, bravo. Vedrai che ti piacerà un sacco. Allora, qui abbiamo gli infrarossi IC Vision via radio, doppia tecnologia, puzzano di plastica da far schifo. Poi, qua cosa c'è? Questo è uno dei metodi di inserimento che è un telecomandino. Sì, per chi conosce Ajax eh, siamo proprio tanto, tanto simili, eh, però sono prodotti diversi perché comunque con uno solo ecosistema, quindi DVR, videocitofoni IP e tutto quanto, e ora anche antifurto, si riesce a gestire tutto quanto, quindi la novità è più lì che a livello hardware. Poi qua cosa c'è? qua c'è il primo dei contatti che loro useranno questo è un contatto per porta con anche ingresso esterno ma queste sono le dotazioni standard del kit vi volevo far vedere due cose che ho preso a parte Questo qua è il, il contatto per seramenti, ma la versione. Se riesco a tirarlo fuori. Questo qua è la versione più piccola. E adesso non ricordo se è questo o l'altro, ma mi sembra questo. Dovrebbe avere anche un inclinometro per, per i Vasistas. Ma la cosa più interessante è questo. Sto facendo un casino con la roba degli imballi, ma vabbè, poi me risistemo. Questo qui è un infrarosso con telecamera eh, ad alta definizione a colori. ok? Questo è un prodotto particolare. È una gamma che si chiama Color V. Perché questi qua dovrebbero migliorare notevolmente la qualità dell'acquisizione dell video nei, nel primo allarme. Quindi appena ho tempo li, li provo per bene, anche perché ho aderito a un circuito dove dovrei diventare, cioè non dovrei, dove sarò installatore autorizzato perché questo sistema qua in teoria dovrebbe arrivare dovrebbe venire proposto al pubblico finale eh, in maniera molto molto potente con eh, tanta pubblicità tante persone famose che lo che lo spingeranno eccetera 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 va bene ho dimenticato un imballo. questa era una novità. Allora, giochino ha installato, installato Ajax? Sì, ne ho montati parecchi, ben belli, molto belli. Funzionano benissimo, ma non riesci a. A che prezzi? Il, il prezzo sarà allineato alla concorrenza. Non costerà né di più né di meno. Uh, però dovrebbero funzionare molto bene e soprattutto a chi ha già un, uh, un sistema basato su Inquisition uh, il bello è che vanno a integrarsi lì quindi la novità è quella allora ricompongo un attimo la scatola poi vi prendo i listini buonasera Luca buonasera Sandro prendo un attimo i listini li guardiamo insieme ritiro solo due robe qua quindi la centrale e tra l'altro adesso non me lo ricordo perché me non lo spiegavo. Avevo fatto una specie di corso, ma dovrebbero essere molto forti sulla connessione, comandi vocali do... mm. ha un po' di particolarità. Sta, sta scheda, allora qua c'era una bustona che deve essere della centrale. Aspettate, eh, due minuti che ricompongo tutto e poi prendo i listini ho dimenticato la centrale fuori Sì, eh. comunque questo è il kit di benvenuto per gli installatori non che ce l'abbiano regalato eh, però giusto per provarlo abbiamo avuto un extra ma per poterlo comprare a queste condizioni e tutto un mese fa abbiamo dovuto partecipare a una specie di corso presentazione Riservato agli installatori. Poi ci siamo dovuti iscrivere al a sto sito che hanno creato per, per il prodotto. Insomma, un casino, un casino di cose. Va bene, allora, il color V è da lì. E il telecomandino è da lì. Mi ritiro queste tre cose. Ciao Massi, stai consigliando un decoder combo? No, arrivo eh. Fammi ritirare sta roba che poi mi incasino, non so più dove l'ho messa. Dovrebbe essere questo. Ok. Quindi, c'è il kit ritirato. Sensore ritirato. Poso questi. Ah, c'è anche la sirena esterna wireless che sembra un po' più una sirena e non un giocattolo poi vediamo come va allora dunque vi rispondo a due domande poi prendo i listini del sistema eh, decoder combo no allora sul discorso decoder ci devo ancora arrivare perché probabilmente qualcuno sarà già rimasto a piedi dal passaggio sull'HD, ma il vero switch off sarà poi a giugno, in teoria, e io sarò uno di quelli che rimarranno senza tv perché il mio non, è, non ha il DVB-T2, quindi sto ancora cercando un decoder che mi soddisfi completamente per poi fare una recensione e consigliarvelo, ma non l'ho ancora trovato, sono tutte porcherie, tutte robe economiche, non... Non mi piacciono. Non volevo trovare una cosa bella che funzionasse bene. Con un bel design, con un bellissimo telecomando. Soprattutto con un bel telecomando che possa acquisire bene il telecomando originale. Perché poi avere due telecomandi non è bello, no? Quando lo trovo, arriva. Allora, faretti RGB come quelli che hai recensito non esistono con pannello solare? Ah! Boh. Guardiamo. Faro... Per vediamo un po'. E... Esistono, ma molto probabilmente... Non sono wifi ma hanno il telecomando. Mm -mm. Non vedo nulla di wifi, sì ce n'è solo uno praticamente che hanno venduto bene che tra l'altro costano assassata. perché il kit con pannello faro RGB e telecomando sono 90-95 euro quindi non costano poco ma non sono wifi certo che puoi Giuseppe domanda fuori tema sul contatore trifase cosa vuol dire RST all'uscita delle tre fasi? te lo spiego, sono i nomi i nomi delle tre fasi. Perché a casa tua o comunque in un posto dove non c'è niente di particolare, tu puoi usare la R, la S e la T, che poi chiamano L1, L2 e L3, ma il nome esatto delle fasi per identificarle e distinguerle negli schemi e tutto quanto è RST. Eh, se tu fai un trifase a casa... RST non te ne frega niente di come le colleghi, di come vanno, perché non cambia nulla, ma eh, dove ci sono dei motori, dove ci sono de degli utilizzatori che richiedono un determinato collegamento, è importante rispettare la, R, la posizione dell'R, dell dell'S e del T, perché altrimenti poi non funziona. Ad esempio, quando io faccio gli impianti fotovoltaici trifase quando mi allaccio con l'inverter e soprattutto quando predispongo la linea per far installare il contatore bidirezionale all'Enel, sul trifase bisogna stare molto attenti e controllare le tre fasi perché altrimenti eh, non funziona. Mi è già capitato che magari non sono segnato, non si capisce, l'ascensore non funziona, ma è, diventa poi semplice per chi lo installa, ad esempio... Eh, capirlo quando installano il contatore perché quando vengono a piazzare il contatore bidirezionale e io sono presente come lo collegano dentro il contatore c'è una rotella che gira se gira al contrario vuol dire che le fasi sono sbagliate e normalmente quando c'è un problema di posizione basta girarne due ma questo è, è un di più comunque rst sono i nomi delle tre fasi a livello universale diciamo Gioacchino, Sciarchino, ciao, app. Mm, non ti ho seguito, Gioacchino. Al nord, da gennaio a marzo, cambia il segnale tv. Sì, inizia, ma mi pare che fino a giugno, al nord, dove sono io, si vede ancora. S e forse lo posticipano anche. Renato. Eh, sì, arrivo. Arrivo. Ah, scusa, non l'ho letto, scusa. L'anno prossimo devo fare la facciata di casa, vorrei mettere video sorveglianza via cavo. Ti chiedo se ci sono già delle piastre da murare direttamente in facciata dove parte il corrugato. Ma piastre da murare per... Cioè, tipo pali di supporto. O, o forse perché hai, forse perché fai il cappotto. Spiegami, spiegami un attimo, Ciao Massi, come va? Ciao Mattia. Grazie per le informazioni via mail dell'altro giorno. Figurati, sinceramente, non ho idea di chi, di chi tu sia e di cosa ti abbia risposto. Madonna, ma no, non me ne volere. Ma perché i mail, sto riuscendo ancora a stare dietro a tutte le email, eh. Mm, con un tanto impegno e tanto sforzo ma è, è tosta Renato per applicare le telecamere Sì, ma spiegami se rifai la facciata normale se fai l'intonaco normale o se fai il cappotto perché allora magari può esserci un problema se hai quei 12 cm di di schiuma di, di lana o quello che sia o di polistirolo spieghi bene spieghi bene se è un complimento grazie poso una lampadina e prendo i listini della IC che mi stavo dimenticando allora questo no questo no guardate che bello sto progettando l'illuminazione di una vetrina di una gioielleria molto importante Diciamo. Allora, i listini li avevo qua. Eh? Ce, li ho, eh? ce li ho, Ce li ho, ce li ho, Eccolo qua. Allora. Ti ho chiesto dei widget per i due alle 3 che non funzionavano il discorso accensione accidentale di un mini che comanda una testina da NS panel Ah, Giochino Sciottino allarme, arrivo. Allora vediamo un po' i listini. Io ho preso il kit con la centrale 96 zone. Il telecomando è un rivelatore. Quindi un telecomando, un rilevatore è una centrale completa di tutto con due sim. Poi dopo vi spiegherò tutte le differenze. È comunque la più bella l'ho pagato. Col 4G, perché poi c'è 2G e 4G, l'ho pagato, costa 532 euro. Quindi il kit diciamo di ingresso che basterebbe già per allarmare un alloggio o comunque un monolocale, insomma, giusto per avere una protezione minima dove abbiamo centrale, un sensore, il telecomando e tutta la gestione di app. 532 euro la centrale il kit sempre col telecomando è l'infrarosso con il 2g costa 450 euro poi le centrali singole costano 339 421 contatto magnetico 59 contatto magnetico due ingressi quello che ho preso io 69 ma tutti i prezzi nella media per essere, buonasera, da edo, tutti i prezzi nella media per essere una cosa del genere. Allora, il rivelatore che ho preso con la camera a colori, vi do un po' di caratteristiche. Rivelatore di movimento immune ad animali fino a 30 kg. Portata a 12 metri 86 gradi. Compensazione digitale della temperatura, portata wireless 800 metri, gestione 3D del colori, immagini a colori, tecnologia di trasmissione. Tutte cose particolari, fino a 20 fotogrammi, ba, Copertura 12 metri, altezza di installazione da 2 metri e 4 a 4 costa 229 euro il sensore con la telecamera a colori. Il sensore con la telecamera ad esempio non a colori costa 190 euro i rivelatori radio costano sui 130 euro la sirena esterna 172 euro insomma non è caro per essere un via radio così siamo siamo allineati farai mai già il farai mai <ride> Uh, video più tecnici ad esempio su come funzionano gli impianti trifase e collegamenti a stella a triangolo dei motori li sto studiando ma sono un discorso un po' complesso sì è vero ma se li stai studiando guarda che è questione di è questione di capire un attimino come funziona il sistema poi non è che ce ne sono 50 milioni di tipi una volta capito eh, non è così difficile se stai facendo quello e se stai tu studiando quello, è chiaro che eh, un farmacista non deve capire al volo come si fa un collegamento stella, insomma, non è, non è difficile. Poi ti dico anche: nel mio lavoro, io non sono ferratissimo nei vari collegamenti dei motori perché mh, lo faccio poco quando lo faccio. Di solito mi danno assistenza a chi mi dà i motori, poi magari. Eh, non lo faccio per un anno, magari mi dimentico, capito? È tutta una questione sempre di, di quanti ne fai mm, io per tutto quelli che riguarda i motori, perché, magari quando li cambio, li faccio revisionare. Mi appoggio a un'azienda che, che, tra l'altro, conosco proprio eh, direttamente chi ci lavora. Da una vita, mi, mi danno assistenza loro quindi, quando gli porto un motore o quando compro un motore. Sai, quando lo vai a prendere ripassi un attimino i collegamenti perché comunque non è il mio lavoro principale e anche se posso sapere le cose non me le ricordo, e poi faccio casini, salta in aria tutto, quindi Mh, difficile che io possa mai fare un video del genere, anche perché mi capita veramente di rado di mettere mani su roba del genere, proprio, proprio poco, o meglio, mi stanno anche proponendo un sacco di, di lavori che riguarderebbero queste cose, ma... Non è, non è proprio il mio campo. Vediamo. Comunque, quello che ho deciso adesso è che quando mi capiterà in dei cantieri di fare dei lavori interessanti, tipo quando ho montato il motore alla saracinesca metallica, un video lo faccio. Anche se viene male, che non è un granché, già che ci sono due clip le registro, un video lo faccio. Quindi se mi troverò a montare un motore o a sostituirlo, un, un breve un video glielo faccio volentieri non so se e quando capiterà Fabio buonanotte e buone feste auguroni guardare i tuoi video mi ricorda gli anni in cantiere Ovviamente Stella Triangolo è stata la prima prova per il concorso del mio attuale lavoro eh vedi, vedi. a parte che di solito quando prendi i motori c'è anche lo schema sul coperchio quindi basta seguirlo però sono belle cose, dai. Gli anni in cantiere. Eh, io ci sono ancora in cantiere, pensa un po'. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto una chiacchierata, qualcosina abbiamo detto. Ovviamente siamo già andati avanti perché quando poi mi metto a chiacchierare mi fa piacere. Eh, niente di particolare stasera, volevo solo salutarvi, fare due parole e farvi tantissimi auguri. Siamo quasi a Natale, faremo ancora un video prima di Capodanno perché ho visto che giovedì 30 dovrebbe essere. Faremo ancora il video, per me è una settimana lavorativa, lavorativa come un'altra. E, e niente, quindi buon Natale a tutti. Spero che l'albero sia succoso di, di pacchetti sotto anche solo per il pensiero e basta. Ciao, Andre, ciao. Eh, Andrea, ciao. Me, Andrea. Eh, boh. Buon Natale. Grazie Renato, mi piacerebbe vedere cosa fai al lavoro tutti i giorni. eh Guarda, ti dico una cosa: ho con me uno stegista adesso. Che secondo me è il più fortunato di tutta la scuola. Perché gli altri li hanno mandati in qualche fabbrica, sai, si annoiano, fanno niente. È? Lui è sempre in giro con me. Facciamo sempre cose diverse tutti i giorni. Sta imparando delle cose, sta vedendo un sacco di cose e, e lo vedo che, che è contento. Quindi, sì, sì, sì ci sono i pro e i contro, però almeno è un lavoro che, che non ti annoia. Ecco. E mi piacerebbe vedere cosa fai anche tutti i giorni. Non c'è mai un giorno uguale un altro. Non lo so. Magari un giorno farò un blog con i video della mia giornata. Non lo so, difficile, ma chissà. Ragazzi, grazie a tutti degli auguri, grazie delle buonanotte, grazie di tutto, buon Natale, ci vediamo giovedì prossimo. A sì. voi e a tutta la vostra famiglia. Ciao da Massi Dattoli, stacco.